Fratelli d'Italia ha preteso che in queste ore, avevamo calendarizzata veramente con larghissimo tempo, avevamo chiesto venisse portata in discussione una mozione specifica che tendesse a salvare all'Italia, che mettesse delle parole chiare del Parlamento, perché non è il governo che decide in autonomia quello che deve accadere a migliaia di lavoratori, alla compagnia di bandiera italiana, e hanno ragione i lavoratori, una nazione senza una compagnia di bandiera è una nazione debole, per questo in Europa Francia, Germania, Spagna, prima la Gran Bretagna, hanno difeso la compagnia di bandiera non solo con piani di investimento, ma anche con la protezione, immaginando un sistema aeroportuale che proteggesse dalla concorrenza sulle aree delle low cost, hanno creato un sistema intermodale che permettesse di non avere una concorrenza interna tra ferrovie e volato, quello che è accaduto invece in Italia, sbagliando tutto nella pianificazione, se vuole entriamo anche nel merito, come la mancata realizzazione del terzo aeroporto nel Lazio. Solo in Italia, l'Alitalia si è trovata in concorrenza negli stessi aeroporti dove atterrava con le low cost. In questa fase noi chiediamo certezze per chi lavora, perché devono essere riassorbiti, perché li abbiamo formati, abbiamo speso per formare quei lavoratori in un'azienda di Stato, Ferrovie, Poste Italiane, sono tanti i luoghi in cui questi lavoratori che hanno capacità e professionalità possono essere reinseriti. Io non sono uno che difende le politiche sindacali a tutti i costi, hanno le loro degenerazioni, ma certamente in questo caso i sindacati hanno pienamente ragione, e domani Giorgia Meloni li ascolterà e ascolterà le loro rappresentanze nazionali proprio per ragionare insieme di quali soluzioni si possono proporre. Abbassare il costo del lavoro, questa è la prima cosa che va fatta, rendendo conveniente mantenere le imprese in Italia. Non si può chiedere ai investitori di rimetterci l'osso del collo quando hanno diverse opportunità. Dall'altra parte, per proteggere la produttività in Italia bisogna mettere i dazi di civiltà. Non puoi entrare in concorrenza con nazioni che hanno un sistema fiscale totalmente diverso, diritti dei lavoratori totalmente diversi dai nostri. Dobbiamo stabilire dei parametri. Chi vuole venire in Italia e esportare deve garantire gli stessi diritti che noi garantiamo ai nostri lavoratori, oppure pagare delle tasse aggiuntive per compensare. È il lavoro che cura la povertà, bisogna dare lavoro, e per dare lavoro bisogna abbattere le tasse, utilizzare questi soldi per sostenere l'impresa, aiutare i pochi che non possono andare a lavorare, i disabili, quelli espulsi dal mercato del lavoro, ma sostenere chi crea lavoro. Il reddito di cittadinanza è veleno puro immesso nella nostra economia, bisognerebbe chiedere scusa per ogni giorno che viene mantenuto.